Ciarella mia. No, ma primo aprile 1991. Ciarella mia. Ma della casa. Si lungo in galera. Ma due canzoni della Sheila Kiss! Ma perché? Daniele, Massimo Daniele, ha cambiato per la loro Amanda Puri! Gaetano Daniele, fraterno amico di Massimo Troisi, ma anche compagno di avventure cinematografiche, nel senso che hai prodotto insieme a lui diversi film, avete fatto una società cinematografica insieme che si chiamava Esterno Mediterraneo. Sì, sì, sì. Con l'Esterno proprio, diciamo, abbiamo prodotto dei film di Massimo, anche degli altri film non suoi, delle opere prime, ma diciamo quelli significativi, diciamo, da Le vie del Signore sono finite, Pensavo fosse amore invece era un calesse e Il postino per ultimo. Ma quando sei piccino? Ma non è questa, ma è sbagliata la canzone. Ma infatti, i bambini di quando c'è, ma quando c'è? Ma ti fai fatto domanda? C'è un filmato molto curioso di quelli che tu ci hai cortesemente messo a disposizione, dove c'è Bonetti, Giovannino Benincasa, Massimo, tu al pianoforte e a riprendere la Clarissa Barth. Sì, sì, sì. È curioso, dove Massimo immagina le coreografie. Certo, certo. C'erano diverse situazioni così di divertimento. Clarissa anche era molto divertente, molto spiritosa in queste situazioni. C'è una storia che ti ricordi particolare di Massimo? Ma particolare, ti posso dire, per esempio, sempre sul gioco, a Massimo piaceva giocare, piaceva vincere anche, comunque lui doveva vincere a ogni costo, anche barando, anche truccando le carte, imbrogliando, cioè era proprio più forte di lui, per lui vincere era proprio un imperativo assoluto. E per dire, una volta si faceva un gioco dove dalla descrizione di un personaggio bisognava indovinare qual era il personaggio da indovinare e al turno mio capitò e io dalla descrizione capii che era Cassius Clay, gli dissi il risultato, disse no, non è, dice è sbagliato e io continuavo a fare domande per individuare il personaggio e era sempre più come se fosse Cassius Clay e disse no, è sbagliato perché la risposta era Mohamed Ali. Perché sulla carta c'era scritto e spasse sotto sul balcone ma così guaglione che vogliono visse lacrime fatte non mi patire con in braccio a tua mamma piccirì piccirì e le dotta verità piccirì piccirì e le dotta verità che a mamma te può capire. Nonna Rosano la piccia di mustacciella, non so per te, non so per te chi il bocchino e la regna l'attacco che quel non c'è, c'è tenere, c'è tempo e non per te inguagliare, ora in braccio a tua mamma, piccirì, piccirì, dico tutta la vita, piccirì, piccirì, a mamma da buca lì, piccirì, piccirì, non facevo piccirì, piccirì, piccirì,